Continua il nostro viaggio alla scoperta di una pagina importante della storia di Torino, l'assedio di Torino del 1706. Dal museo si ha accesso diretto alle gallerie. Ecco, entriamo attraverso questo portone e cominciamo il nostro viaggio in sotterranea. Qui ci troviamo in una delle gallerie minori che andavano verso l'esterno della cittadella, e fatti pochi passi incrociamo quella galleria magistrale che collegava fra di loro tutte le gallerie capitali. Ecco, adesso ci inoltriamo nella galleria magistrale e dopo un breve tragitto arriveremo all'incrocio con la galleria Capitale Alta, che ci porta fuori della cittadella nell'avanfosso della Mezzaluna del Soccorso. Nella galleria magistrale si aprono ogni tanto lungo la parete dei cunicoli, che erano i cosiddetti rami da mina, al termine dei quali si trovavano i fornelli da mina. Questo è appunto uno di questi rami laterali, uno dei rami da mina. Laggiù al fondo, due brevi tratti a destra e a sinistra portavano a due fornelli da mina. Laggiù in fondo sarebbero stati collocati i barili di polvere, e poi questo è il tratto che sarebbe stato intasato di terra per consentire la corretta esplosione dei barili. Siamo arrivati ad un altro incrocio. Dove ci troviamo? Ecco, qui è dove la galleria magistrale dalla quale arrivavamo incrocia la galleria Capitale Alta, che procede e porta fuori nell'avanfosso della Mezzaluna del Soccorso. Ecco, ha parlato di questo avanfosso, e che cosa avveniva all'interno dell'avanfosso della Mezzaluna? L'avanfosso era parte del fossato della cittadella e contornava la Mezzaluna del Soccorso, vale a dire una struttura triangolare leggermente fuori della cittadella vera e propria, che proteggeva la Porta del Soccorso, che invece dava accesso alla cittadella stessa. Nell'avanfosso della Mezzaluna del Soccorso si svolsero i combattimenti più furibondi e anche più sanguinosi forse di tutto l'assedio. Questo è veramente un punto dove il massacro è stato veramente pesante. Attraverso questa illustrazione possiamo vedere il percorso che abbiamo effettuato attraverso le gallerie sotterranee. Esatto, noi siamo entrati nella galleria magistrale, l'abbiamo percorsa, ci siamo fermati un momento per vedere come era fatto un ramo laterale al fondo del quale c'erano i fornelli da mina, poi abbiamo continuato fino ad incrociare la galleria Capitale Alta, e poi dalla galleria Capitale Alta siamo usciti nell'avanfosso. Noi attualmente ci troviamo esattamente in questo punto. Ed è proprio qui che i francesi, in quella notte del 29 agosto del 1706, fecero irruzione all'interno delle gallerie. Ora ripercorriamo il loro percorso fino all'incontro con la morte, all'incontro con Pietro Micca. I francesi scesero dal piano di campagna con corde e scale, arrivarono qui nell'avanfosso, e stranamente la porta che dava accesso alla galleria Capitale Alta stava aperta per consentire la circolazione dell'aria, e c'era soltanto un piccolo posto di guardia qui sull'angolo prima della porta, che venne rapidamente eliminato. Possiamo seguire il cammino che fecero quei soldati del re di Francia, che entrarono dentro la galleria Capitale Alta e sapevano, perché così erano fatte le cittadelle, che a un certo punto avrebbero incontrato una porta dalla quale avrebbero potuto scendere nella galleria Capitale Bassa. Thank you.
I francesi dunque penetrarono all'interno delle gallerie e incontrarono subito un ostacolo, una porta. E qui infatti si trovava la porta, era una porta in legno probabilmente rinforzata con delle barre di ferro che dava accesso al ripiano dal quale partiva la scala che portava alla galleria inferiore, alla galleria capitale bassa. Ecco, andiamo a vederla. Scendiamo per questi scalini e ci troviamo proprio all'imbocco di questa scala. Esattamente, di qui partiva la scala. La scala in tempo di pace aveva i suoi bravi scalini in legno che venivano tolti in tempo di guerra proprio per renderne più difficoltoso l'accesso. E accanto alla porta, qui subito a fianco della porta, si trovava il piccolo fornello da mina, una mina predisposta, pronta a essere fatta saltare nel caso che il nemico tentasse di penetrare qua dentro. Questa è la scala dell'episodio di Pietro Micca. Mazzo di fiori e una croce, siamo nel punto preciso in cui venne ritrovato il corpo di Pietro Micca. Sì, perché dai documenti troviamo che il corpo venne ritrovato a 40 passi dalla scala, contando i passi dalla scala si arriva a questo punto. Troviamo qui le rose rosse, perché rosso era il colore della bandiera di Savoia. Il corpo di Pietro Micca, trovato qui, finì nelle fosse comuni come tutti gli altri soldati e praticamente non se ne seppe più nulla. Fu solo quando venne pubblicato il diario del comandante dell'artiglieria di Solaro della Margarita, che pubblicò anni dopo il suo diario, venne ritrovata quella piccola annotazione sul fatto che c'era stato questo episodio del tentativo francese di entrare nella cittadella. Il racconto venne preso dal pubblico, diciamo, e pian pianino venne gonfiato, venne mitizzato. Nel 1858 Luigi Cibrario, scrivendo la storia di Torino, lo ampliò ancora di più, quella mezza dozzina di soldati francesi che era entrata, divenne una compagnia. Pietro Micca prese la torcia accesa e la mise direttamente nel barile della polvere. E poi naturalmente intorno a questo è nato quello che possiamo definire il mito di Pietro Micca. A noi piace però cercare di smitizzare in qualche maniera tutto questo. Pietro Micca è esistito, è reale, è una cosa vera, però la sua fine è praticamente diventata, deve essere vista come un simbolo della resistenza e della caparbietà dei sudditi del Duca di Savoia di resistere a questo attacco contro la loro città. È in questo che risiede veramente la grandezza di Pietro Micca, che poi sia stato ritrovato qui oppure in un altro posto, che i soldati fossero una mezza dozzina, fossero 150, è una cosa che nell'economia generale di questa storia, che come prima è stato ricordato, è un piccolo punto che però ha segnato un tutt'altro che piccolo episodio nella futura storia europea, è qui che ha effettivamente la sua importanza.